Solomon. Or he might be in the school group. Oh, he's a school group, I think. But they did over that side. Siamo nella Sonoma County e questo è il cottage in cui visse gli ultimi e molti anni della sua vita Jack London. Molti, nel senso che li trascorse qui perché lui morì giovanissimo a 40 anni. E questo è il cottage dove visse in attesa di preparare la Wolf House, che poi venne distrutta da un incendio, e visse con la sua seconda moglie Cheryl. Venite con me. Questa è una camera per gli ospiti. E qui c'è lo studio di Jack London. Più di 50 libri, rimase comunque un uomo semplice, e questa era la sua camera da letto. E lui preferiva dormire da solo perché si svegliava molto presto la mattina per scrivere, e il suo modo di scrivere era davvero originale. Lui appuntava su dei foglietti quando aveva delle ispirazioni e li fissava su una corda, e poi sua moglie Cheryl lo aiutava a creare la storia, e quindi non morì qui, ma nella camera di sua moglie, per una infezione contratta da un morso di moschito e curata, mal curata con il mercurio. Lui morì nella camera da letto di sua moglie e a 40 anni nel 1917. Il più letto scrittore americano di tutti i tempi. I suoi libri più famosi, Zanna Bianca, La Valle della Luna. Per me il mio preferito è La Strada, perché apre veramente la strada a quella che è la Beat Generation. È sicuramente uno dei più letti e dei più amati. E sembra che lui sia qui. E la guida ci ha tenuto a ribadire che lui è qui e si sente, si avverte la sua presenza e il suo spirito. Questo è il cottage di Jack London nel Jack London Historical National Park nella Sonoma County.